stato invece vero il gesto che fu mio, che fu tuo fra... A tutti. Allora, questo consiglio comunale è un consiglio straordinario convocato dopo la richiesta di convocazione a consiglio comunale inerente problematiche microcriminalità. Chiamiamo prima, facciamo la nomina scrutatori. Nominiamo scrutatori il consigliere siciliano Nicolosi e Spataro. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. Approvato all'unanimità. E siciliano. Convocazione consiglio comunale inerente a problematiche di microcriminalità diffuse in paese. I sottoscritti in qualità di consiglieri comunali di questo comune, considerati i continui episodi di microcriminalità diffusi nel nostro paese, chiedono alla signoria vostra di convocare urgentemente un consiglio comunale straordinario alla presenza delle autorità competenti al fine di avviare una discussione riguardo alle problematiche in oggetto. Il primo firmatario, il consigliere Salvaggio, prego. Vuole esprimere? Sono i microfoni sotto il banco. Era qua già. E tu pare che qualcosa l'aveva fatto. Allora, buonasera, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi consiglieri, amici del pubblico e radioascoltatori. Allora, io in merito a questo consiglio comunale ho preparato due paroline che da poter leggere, una breve relazione per questo grave problema che attanaglia Barra Franca in questo periodo. Allora, il fenomeno della microcriminalità è un problema che in questo momento attanaglia la nostra società. Infatti in questo periodo continuiamo ad assistiamo ad atti vandalici quali nelle nostre campagne qua in Contrada Albana, in Contrada Cametrici, ci sono dei furti e delle cose. Allora, si verificano delle danneggiamenti scarsi, scusate che sono un poco emozionato, fatti ingresciosi. Il momento storico di questi fatti succedono in un momento, che si può dire, un momento di crisi economica che attanaglia tutta anche la nostra comunità. Allora, secondo me dobbiamo chiedere alle istituzioni e alle forze dell'ordine di attenzionare con accuratezza il fenomeno sociale, di procedere a un controllo capillare del nostro territorio, rafforzando la tutela e la sicurezza dei nostri concittadini.
Per combattere questo fenomeno non è sufficiente però agire soltanto con azioni repressive da parte delle forze dell'ordine, ma è necessaria anche un'azione di prevenzione del fenomeno, possibile attraverso la collaborazione di tutte le istituzioni e anche delle forze dell'ordine. Come dobbiamo fare? Secondo me dobbiamo fare dei progetti di natura educativa sia nelle scuole che anche nelle istituzioni, stile il nostro comune. Dov'è che nasce secondo me la microcriminalità? E nasce anche attraverso i bambini, diciamo nelle scuole, nei giovani più che altro. Allora, pertanto si rende necessaria anche secondo me delle figure professionali che queste figure dovrebbero secondo me studiare le radici di questo fenomeno e che possono programmare con l'aiuto dell'amministrazione anche di noi consiglieri comunali azione di prevenzione di queste cose. In ultimo anche secondo me è necessario intervenire sulle povere famiglie, sulle famiglie povere, attraverso un sostegno economico, in stile non solo per i cantieri servizio, gli ex reddito minimo, anche cercare dei fondi, non lo so, dei fondi regionali, dei fondi nazionali, perché molte volte queste cose succedono perché le persone giustamente non hanno possibilità di mantenere le famiglie oppure sono economicamente d'accordo di cosa. Perciò secondo me bisogna attivarci, in quanto non hanno la possibilità anche di poter portare da mangiare alle proprie famiglie e quindi di non poter bollare. Pagare le bollette di acqua, luce qua, e succedono questi tipi di cose. Ora credo di chiedere aiuto sia alle forze dell'ordine anche a noi delle istituzioni. Grazie. Scusate se ho sbagliato qualche cosa, ma ero un pochettino emozionato. Grazie consigliere Salvaggio. Prego. Qualche altro consigliere che vuole intervenire in merito alla questione? Quindi lei alla fine, consigliere Salvaggio, cosa chiede alla fine? Quindi l'impegno che possiamo prenderci qual è? L'impegno anche i consiglieri per matare questo consiglio straordinario. Sia le forze dell'ordine, non solo locale, ma anche, non lo so, se vede lei, anche la polizia municipale, vede il comandante, ma di fare una repressione, di controllare tutte le zone a rischio, tutte queste cose, in modo che anche gli anziani, tutte queste persone deboli abbiano sicurezza. Va bene così. E anche all'amministrazione di impegnarla a cercare qualche fondo di sostegno per questi giovani oppure anche per la gente che hanno bisogno, persone bisognose, di cercare qualche fondo, a parte perché ci sono solo il reddito minimo che è il fondo di sostegno per queste persone povere, di cercare qualche fondo, magari di dare qualche contributo a queste persone bisognose. Va bene, prego consigliere Vetriolo. Grazie Presidente, signori dell'amministrazione, gentili ospiti, nella fattispecie il maresciallo dell'Arma dei Carabinieri e il comandante dei Vigili Urbani. La richiesta di convocazione di questo Consiglio Comunale parte da una esigenza ben chiara che ha, diciamo, il nostro Paese. Siamo costretti, purtroppo, mi rammarica l'assenza di altre autorità, le quali il sindaco mi aveva riferito poc'anzi di aver invitato, quali il prefetto e il questore, però ci accontentiamo dei presenti e do mandato in anticipo, non perché no, volevamo allargare ancora di più e dare più risonanza a questa nostra iniziativa, perché Barra Franca, come ben sappiamo tutti quanti, è una realtà
laboriosa ma allo stesso tempo difficile, che ha bisogno molto spesso di grossi richiami dal punto di vista dell'ordine pubblico, perché ultimamente siamo stati spettatori di eventi un pochettino brutti per la nostra cittadinanza e per il nostro paese, considerato che sono ripresi i furti nelle abitazioni, sono ricominciati gli scippi, la microcriminalità dilaga purtroppo con utilizzo di sostanze stupefacenti, come tutti ben sappiamo, con l'abuso di altre tipologie di sostanze. Il nostro era un monito, questa sera vogliamo lanciare un monito alle forze dell'ordine e all'amministrazione per rinforzare il controllo sul nostro territorio. Capisco che è un periodo difficile per gli enti, come lo attraversa il Comune, un periodo difficile dal punto di vista economico, lo attraversano anche le forze dell'ordine che sono purtroppo costrette a tagliare magari le volanti piuttosto che le ore di straordinario, perché i trasferimenti diminuiscono in continuazione. Però noi abbiamo una necessità chiara, che è quella di controllare il nostro territorio. Negli anni scorsi, negli anni passati, più volte è stato chiesto anche un presidio da parte della questura nel nostro comune, però per ovvi motivi di numero di abitanti o altro non è stato mai possibile. I carabinieri e i vigili urbani fanno immensi sforzi controllando il nostro territorio, ma a volte purtroppo non basta. Noi vogliamo invitare, signor Sindaco, lei in prima persona, perché ci rappresenta ed è il garante dei nostri cittadini, ed invitare anche le forze dell'ordine di aumentare ancora di più il controllo sul nostro territorio, farsi carico di questo problema e portarlo alla conoscenza delle altre autorità che citavo in precedenza, il prefetto, il questore, perché Barra Franca non può vivere continuamente delle pagine oscure ai quali siamo ormai abituati. Barra Franca è una città che ha bisogno di un respiro diverso, di un respiro culturale, di un mondo che lavora, che si alza la mattina presto per sfamare il nostro territorio, però poi ci troviamo nelle pagine della cronaca siciliana o della cronaca di Enna quasi sempre in prima pagina. Io leggo continuamente le testate online e periodicamente, almeno una volta a settimana, c'è un articolo che riguarda Barra Franca, riguardo microcriminalità, arresti, furti, scippi, spaccio e quant'altro. Quindi il nostro impegno deve essere, anche come diceva il consigliere Salvaggio in precedenza, anche un approccio di tipo culturale, cioè la cultura dell'antimafia, dell'anticriminalità deve partire dal basso, deve partire dalle scuole, deve partire con seminari. Noi dobbiamo far vivere un'area diversa al nostro paese. Ovvio, non abbiamo la bacchetta magica per farlo, non è semplice, però non dobbiamo mollare di fronte a questi tentativi di destabilizzazione dell'ordine pubblico, perché nell'amministrazione né le autorità competenti possono indietreggiare di un centimetro rispetto a questi atti che si consumano nel nostro territorio. Il senso del Consiglio Comunale di questa sera era appunto questo, di invitare le forze dell'ordine e l'amministrazione a provvedere di aumentare i controlli notturni, soprattutto perché gli atti spiacevoli si consumano quasi sempre la notte e non il giorno, perché la gente vuole stare tranquilla, perché dobbiamo dare stabilità e serenità ai nostri commercianti, ai nostri cittadini, a volte agli anziani e disabili. A volte mi ritrovo in piazza con gli amici, magari trovo la pattuglia dei carabinieri che giustamente fa il controllo notturno, però non basta. Giustamente, avendo solo una volante, come dicevo prima, non possono controllare, non hanno il dono dell'ubiquità e trovarsi in più posti contemporaneamente. Quindi dobbiamo sforzarci e chiedere maggiore controllo del nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Vetriolo. C'è qualche altro consigliere che vuole intervenire? Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente.
Io volevo innanzitutto, speravo lo facesse lei Presidente, quello di fare gli auguri al mio neo sindaco, visto che il dottore Claudio Collura si è dimesso. Quindi volevo fare gli auguri di buon lavoro, così come senz'altro saprà fare al neo vice sindaco, assessore Crapanzano. Venendo al tema della serata, io mi accontento della presenza del comandante dei carabinieri e del comandante dei vigili urbani, perché la presenza del prefetto e del questore, per quanto rilevante possa essere per questa discussione, in realtà non avrebbero fatto altro che sciorinare i dati che il comandante gli avrebbe fornito, perché chi meglio del comandante di una stazione di carabinieri conosce... Sì, sto scherzando. Chi meglio del comandante della stazione dei carabinieri conosce bene il territorio e sa quello che succede e quello che non succede. Il tema è molto delicato, io anche da professionista ne sono a conoscenza. Barrafranca è uno dei comuni più grandi della provincia di Enna, uno dei comuni più difficili anche da gestire da un punto di vista di sicurezza e di ordine pubblico. Purtroppo in questo periodo stiamo assistendo a un periodo di recrudescenza di fatti criminali che chiamiamo di microcriminalità, come se micro fosse un'accezione di abbellire il crimine, micro, piccolo, in realtà sono... hanno effetti devastanti nei confronti della sicurezza delle persone, quindi è chiaro che si deve intervenire, non soltanto reprimere questo fenomeno, come diceva giustamente il consigliere Selvaggio, occorre anche prevenire attraverso un maggiore senso civico, maggiore cultura della legalità. Fin dal primo insediamento questa mia amministrazione ha come obiettivo, come stella polare, quello di aumentare il senso civico delle istituzioni. Barrafranca è un paese ricco di potenzialità che però sono inespresse anche da un punto di vista legale. Il fatto di buttare anche il sacchetto dell'immondizia fuori dal cassonetto, questo è sintomo di mancanza di senso civico, anche questo a mio avviso è micro criminalità. Certo non possiamo raffrontare questo con uno scippo nei confronti di una persona anziana. Non vorrei dire che è fisiologico in un comune come Barrafranca questo tipo di reato. Non l'è e non deve essere fisiologico, quindi occorre intervenire in sinergia con le istituzioni. Io in via ufficiosa ho parlato, mi ricordo, con il comandante provinciale Daidone che mi diceva avvocato, lei mi dia i mezzi anche per poter far fronte a un aumento di personale, e mi diceva faccia in modo che abbiamo la caserma, il comandato gratuito. E mi sembra che è un atto che ha fatto questo comune, noi abbiamo dato in comandato d'uso alla caserma i locali, nella speranza che si possa aumentare anche le unità operative. Quindi occorre intervenire. Io ho parlato anche con il commissario Presti, il quale mi diceva che in realtà avete un territorio sapientemente controllato da parte dei carabinieri. È vero quando diceva il consigliere Vetriolo che si legge fatti di cronaca, ma si leggono anche dei numerosi arresti che i carabinieri di Barrafranca riescono a fare. È chiaro che il fenomeno non può essere controllato nella sua interezza, e noi lo possiamo fare attraverso un'azione preventiva. Io personalmente mi impegnerò, ma questo dovete farlo anche voi, attraverso la convocazione di questo Consiglio, redigere un ordine del giorno che mette in luce tutti questi fatti, in modo tale da inviarlo alle autorità competenti, quindi al prefetto, al questore, perché quell'amministrazione possa essere impegnata. Io lo faccio al di là del Consiglio che può dare questo consesso, perché è chiaro che bisogna intervenire con fermezza. Io mi farò promotore nei confronti delle istituzioni sia locali sia provinciali, affinché si abbia un maggiore controllo del territorio e una maggiore sicurezza nei confronti dei cittadini. Io chiedo al comandante dei carabinieri se può intervenire, così può anche allargare il dibattito per sapere dalla viva voce di chi gestisce la sicurezza del territorio, per sapere quali sono i fatti, se si ha in effetti una recrudescenza di questi crimini nel territorio, in modo tale che il dibattito possa anche essere più proficuo. Prego. Consigliere Comia, prego. Grazie signor Presidente. Io un consigliere. Prima, non volevo dirigere i lavori, sì. Prima dell'intervento autorevole del comandante dell'arma, voglio fare un piccolo intervento io. Innanzitutto esprimo tutta la mia solidarietà da cittadino, da parte del gruppo di Grande Sud e dell'opposizione, per quanto riguarda questi fatti di microcriminalità che sono
condannabili dalla cittadinanza tutta, perché è implausibile che ai giorni nostri accadano questi reati, queste aggressioni nei confronti da parte di persone, nei confronti di altre persone. In un momento di crisi in cui le famiglie stentano ad andare avanti e appunto ad mantenere quell'equilibrio familiare molto, molto precario, sottrarre appunto ingiustamente quelli che possono essere degli oggetti personali, dei soldi, è una cosa moralmente condannabile, è una cosa vigliacca dalla quale tutta la popolazione deve prendere le distanze, e se è possibile emarginare questi soggetti farlo anche. Però è vero un'altra cosa, che il compito di noi tutti, istituzioni e cittadini, è quello, come leggeva poco fa nell'intervento il consigliere Salvaggio, di cercare di garantire quel senso di legalità e di giustizia attraverso anche una programmazione, attraverso degli interventi che mirano al reinserimento, che puntino sul sociale. E ha detto bene il sindaco, abbiamo cercato di dimostrare il nostro impegno tutti insieme in questo consiglio comunale, dando la possibilità e la concessione dei locali gratuitamente al comando dell'arma affinché potesse ulteriormente potenziare i servizi. Abbiamo lo scorso consiglio comunale votato un altro atto importante, che era appunto per quanto riguardava il potenziamento e il miglioramento dei servizi della polizia municipale, per un controllo maggiore del territorio e per mettere in condizione queste forze di continuare il loro impegno nella lotta alla criminalità organizzata e microcriminalità, come hanno fatto in questi anni, portando anche dei risultati importanti per il nostro comune. Credo che dobbiamo lavorare in questa direzione. Credo che l'amministrazione da questo momento ha tutta la possibilità di fare una seria programmazione, come è stato fatto anche in passato, come abbiamo fatto l'anno scorso. Voglio ricordare, se si ricorda, signor Comandante, eravamo in quest'aula quando abbiamo invitato il commissario, abbiamo invitato vari esponenti delle istituzioni, delle forze dell'ordine, inaugurando appunto l'associazione Libere Terre, inaugurando uno sportello della legalità che prevedesse appunto una maggiore informazione e consulenza al cittadino e ai vari imprenditori che sono vessati dal racket e dalla criminalità. Da assessore ho dato anche mandato, e questo dovremmo verificarlo, perché poi si è conclusa appunto il mandato amministrativo, anche di inserire il numero verde di questa associazione nel portale dei servizi informatici, ci stavano lavorando. Del resto esprimo nuovamente tutta la mia solidarietà a queste famiglie che hanno subito questa aggressione a nome di tutto il Consiglio Comunale. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere Comia. Prego, comandante. Dunque, spero di non essere intanto sul banco degli imputati. Almeno chiariamo questo, perché sia per me che per tutti i miei carabinieri posso garantire l'impegno massimo. Io da stamattina... Testimone disinteressato, lo chiamerei. Testimone da stamattina alle 8 e sono e 9 sono ancora qua. Il che la dice lunga. Andiamo comunque allo specifico per quanto riguarda...
i fatti a cui viene fatto riferimento, che hanno oggettivamente creato un certo allarme sociale, si è diffusa la voce degli scippi e dei furti. Io ho proprio il polso della situazione e a ondate. Cioè, adesso è un periodo, per esempio, ci sono una decina di giorni, niente completamente. Allora, c'è stata una prima serie di scippi e furti. Scippi, la serie sarebbe inadeguato dire, ci furono o due o tre scippi nel mese di agosto a danni di anziani, ed erano gli autori al 99,9% sono di Barrafranca, ragazzini di 15-16 anni che riteniamo di avere ben inquadrati ed individuati. Recentissimamente, invece, parlo fine di settembre, si sono verificati altri tre scippi ai danni di anziani seduti davanti alle porte, si ci avvicinavano in due, sistematicamente ci trovavano la collanina, età 16, 17, 18 anni, e in contemporanea c'erano stati una serie di furti in abitazione, in orari non notturni, vengo al discorso notturno, in orari serali, quando le famiglie, con tutte le famiglie a casa, ci andavano di sotto. Anche qua, per quanto riguarda gli scippi, crediamo di essere, perché quello che conta è che i fatti succedono, però l'importante è che la risposta nostra sia adeguata. Per quanto riguarda gli scippi, crediamo di essere riusciti a individuare, sono di Mazzarino, e non hanno interessato solo Barrafranca, hanno interessato tutta la fascia da Piazza Persia a salire. Per quanto riguarda i furti, furti in appartamento, lo stesso gruppo di Mazzarino, tre, parlo di gruppo, hanno fatto anche dei furti, sicuramente accertato in abitazione a Piazza Persia. I scippi li hanno fatti sia a Piazza Persia che a Barrafranca, e c'era un altro gruppetto, ne parlavamo prima col comandante, di Piazza Armerina, persone ben individuate che sappiamo che si sono fermate perché manco fa l'apposta. Questo di Piazza Armerina, Minnella al secolo, tanto per fare nome e cognome, lo hanno arrestato, e quindi la situazione si sembrerebbe. Ripeto a dire, la nostra risposta credo che sia stata, è stata e continua a essere adeguata. Calcolate che i grossi delinquenti in questo momento sono quasi tutti dentro, quelli che hanno creato più scompiglio sono tutti dentro, tantissimi, o all'arresto domiciliario o in carcere. In questo momento c'è una nuova fascia di ragazzini, probabilmente perché fanno uso stupefacente e hanno necessità di soldi, probabilmente perché sono aumentati in maniera smisurata questi negozi di compro-oro che acquistano, basta che c'è un garo sotto a banco, non, naturalmente non registrano, ci danno quei quattro soldi. Ma ovunque, i furti che fanno a Barrafranca loro lo vanno a vendere a Piazza Armerina, sperimentato, trovati, individuati, di scippi fatti lo scorso anno, tre ragazzi, due maggiorenne e un minorenne di Barrafranca, le collane d'oro le andate a vendere in un compro-oro di Piazza Armerina. Quello che c'è, comprovano che c'è una piazza, che è Piazza Cascino, lì, naturalmente non registrato, non. Purtroppo, prima dei questi negozi di comprovano c'era la necessità di avere il ricettatore. Ora, purtroppo, buon per loro, il ricettatore non serve più. Se ne vanno. Quasi legalizzato. Ecco perché rubano le collanine d'oro e spariscono. Un minuto se ne vanno a Caltanissetta, se ne vanno. Che giorno lo cava il poveretto che magari si vede che loro lo registrano. Naturalmente tutto quello che è oggetto di furto lo registrano, perché le leggi e i regolamenti sono un optional, no? Non necessariamente si sentono obbligati a rispettarle, anzi, o le rispettano quasi mai. Questo a carattere, sto parlando a carattere generale. I servizi notturni li stiamo facendo con una certa frequenza. Chi gira in orario notturno probabilmente avrà avuto modo di vedere la macchina. Almeno due o tre servizi notturni alla settimana riusciamo a farli, che copriamo la fascia dalle 23 alle 05 in genere. Due o tre, sempre no, perché non riesco.
per una questione di numero di personale, perché la gente dice ma siete 13, siete... sì effettivamente siamo 13, però calcolate che questi 13 nell'arco della settimana devono fare un report settimanale, quindi, no, no, quindi devo centellinare i servizi, cioè il servizio interno, o quello che è malattia, l'altro che sta facendo un corso di vicebrigadiere a Benevento, quindi numericamente poi in concreto siamo in numero più limitato. Però ciò nonostante, la nostra proiezione esterna, parlo di servizi, è il massimo che ci è consentito. Però ripeto a dire, noi abbiamo una mole di lavoro enorme. Io inviterei qualcuno di voi la mattina a sedersi lì, a non fare niente, solamente assistere tutto quello che passa ogni mattina, l'intera serata, tutti i giorni in caserma. Capita di tutto. Quello che vuole l'intervento informale, chi vuole fare la denuncia, o il pazzo, parlo con il comandante che in questo ultimo periodo i TSO sono così, cioè, aiosa. 20 ne abbiamo fatto quest'anno. E impegna, dice ma che fa? Dice ma un pazzo? E il pazzo ti porta via a giornata, ci vuole un dottore Nicolosi, ne sa, perché in qualche caso è stato chiamato pure lui a fare il relativo, perché medico di famiglia. Ma, Le varie proposte, ecco, è una mole enorme di lavoro, una mole enorme. Poi noi quest'anno, dall'inizio dell'anno, ora a settembre, diciamo al 30 settembre, abbiamo fatto circa 30 arresti e non voglio esagerare, almeno 300-400 denunce di persone a piede libero, che è un numero elevatissimo in rapporto alla popolazione di Barra Franca, è un numero elevatissimo. Quindi noi il massimo ci sforziamo di darlo e riteniamo di darlo anche, dando risposte adeguate. Certo, capita l'ondata, tipo questi furti e questi scippi che hanno creato un certo allarme, però ripeto a dire, l'importante è che la nostra risposta sia adeguata. I fatti succedono, purtroppo succedono, ma l'importante è che noi in qualche modo riusciamo a inquadrare chi è stato, chi non è stato. Riusciamo a stare addosso ai vari fatti che succedono. Ultimamente avete letto nel giornale, hanno fatto le rapine lo scorso anno a Banco di Sicilia, lavorandoci dopo un anno, cioè, l'abbiamo arrestato dopo un anno, però l'abbiamo preso. Significa che ci lavoriamo sulle cose. Quindi ripeto, la nostra risposta, per quanto mi riguarda, ritengo che sia stata sufficientemente adeguata. Poi siamo tutti perfettibili e migliorabili, indubbiamente. Poi chi osa sempre più migliorabile. Consigliere Vetriolo. Volevo fare una puntualizzazione. Forse sei stato perdonato. Forse qualcuno è stato frainteso, io e i miei colleghi. Noi non volevamo assolutamente additare il dito contro l'arma dei carabinieri di Barra Franca, perché sappiamo il lavoro che svolgono, e l'abbiamo detto anche in premessa. Il senso di questo consiglio comunale era proprio quello di fare una richiesta al comandante provinciale, al questore, al prefetto, di rafforzare la presenza sul territorio. Quindi o mandare qualche carabiniere in più presso la nostra caserma, o chiedere delle volanti notturne da parte della questura, in modo tale che qualora i turni non venissero coperti dall'arma dei carabinieri perché ha mancanza di personale o non riesce a centellinare, come diceva il maresciallo, i servizi, sopperiscono altre forze dell'ordine, altri corpi. No, volevo integrare la mia risposta. Altri corpi, solo questo era. Infatti, se vogliamo, possiamo anche per me fare una sospensione per preparare un ordine del giorno, oppure diamo un mandato al Presidente del Consiglio che lo prepara e lo inoltra alle autorità competenti. Prepariamo un documento e lo si firma tutti i posso copy. Completare, sì. Integrare la mia risposta. Quella la battuta mia sul banco degli imputati era quella, era una battuta, non voleva essere tale, voleva essere solamente tale. Non sono né offeso né risentito il fatto che dici ci dobbiamo accontentare. Certo, va a accontentare Marcello, anche perché altri non ce ne, quindi in ogni caso vi dovete accontentare. È stato apprezzato il discorso degli alloggi. Ho chiesto io al sindaco, all'amministrazione precedente, per quanto riguarda di completare la pratica per l'accatastamento, perché la caserma era parzialmente accatastata, gli alloggi sostanzialmente non erano accatastati, era una cosa lasciata
esiste dal 74 alla caserma, era accatastata a metà. Quindi ci dobbiamo, con l'amministrazione precedente si è messa a disposizione, si è impegnato e siamo riusciti a completare l'accatastamento. Con questa amministrazione, il sindaco con il quale mi pregio di avere buoni rapporti, persona che ci conosciamo a prescindere dal ruolo di sindaco o meno, si è messa a disposizione e siamo riusciti ad ottenere, grazie anche alla vostra disponibilità, a fare la delibera di Consiglio Comunale per la gestione gratuita, a titolo gratuito, degli alloggi. Che significa? Significa andando a mettere a disposizione, quindi creare un incentivo, perché la gente che appena sentono Barra Franca non vuole venire a fare servizi a Barra Franca. Perché? Però non se ne vogliono andare. Però no, poi non se ne vogliono andare quando vengono, perché le realtà bisogna conoscerle. Allora, quando uno le conosce, poi uno si abitua, si affeziona ai posti. Quindi. Però al momento, sulla base di una serie di chiacchiere, di voci e cose, di nomea che nostro malgrado il paese di Barra Franca gode, sono tutti restii a venire. E quello di dare la possibilità di avere l'alloggio servizi è un incentivo a stimolare a venire più volentieri a Barra Franca. Avendo l'alloggio gratuito, è chiaro, qualcuno che deve andare a affittarsi all'abitazione dice: c'ho l'alloggio gratuito, quindi vengo ma più volentieri. In questo momento abbiamo avuto il trasferimento del maresciallo Bove, che è andato a Caltanissetta a seguito del matrimonio, e quindi siamo un sottufficiale in meno. Poi c'è c'è il posto mancante di un altro carabiniere, quindi due in meno, uno che sta facendo il corso ma rientrerà, e quindi siamo già tre in meno al numero, perché i conti così vanno fatti. Che mi dimentico, volevo aggiungere qualcos'altro ancora? Niente. Allora mi viene in mente, volevo ringraziare tutti voi per la disponibilità per il discorso della delibera. Però ripeto a dire, siamo tutti disponibili a migliorare, impegnarci in tutta Italia, ma per quanto mi riguarda non lo so se è possibile. Però ripeto a dire, ci proveremo. Prego, signor sindaco, voleva dire qualcosa? Sì, solo un paio di battute. Ringrazio il comandante, conosco l'impegno che profonde sempre per il nostro territorio. Volevo approfittare anche della sua presenza per focalizzare l'attenzione su fatti importanti. Giustamente diceva il consigliere Salvaggio che la microcriminalità alberga laddove è più diffuso il disagio sociale, dove c'è la crisi e tutto. Barra Franca purtroppo oggi non ha delle strutture sportive, delle valvole di sfogo per questi ragazzi che molto spesso sono deviati proprio perché non hanno la possibilità di sfogare diversamente, come dire, la carica ormonale che ci hanno. Quindi le chiedo io, a nome penso anche di tutto il Consiglio, di adottare una certa elasticità anche nel rispetto, soprattutto nel rispetto delle regole, però mi riferisco anche al campo sportivo. Noi ci stiamo impegnando come amministrazione a cercare di rendere agibile anche la tribuna, onde consentire a tutta la popolazione che lo richiede enormemente, quello di poter tifare per la propria squadra, consentire anche a chi, ai giovani soprattutto, che vuole praticare sport, di accedere a una struttura sportiva che purtroppo non era in condizione di agibilità. Noi abbiamo fatto salti mortali per cercare di rendere gli spogliatoi agibili, per sistemare il quadro elettrico, e ne stiamo facendo ancora per cercare di rendere accessibile a tutti la tribuna. Quindi vi chiedo anche un certo margine di tolleranza per consentire alla squadra di Barra Franca di giocare nello stadio comunale, e a breve spero anche di consentire a tutti di entrare e assistere alle partite. A volte occorre anche, non dico chiudere un occhio, perché il rispetto della legalità deve essere la prima cosa basilare, ma quello di essere un pochettino più elastici e quindi consentire a un paese che ne ha fortemente bisogno di accedere a quelle poche strutture che ci sono, che sono a mio avviso indispensabili, che possono essere un'alternativa alla nulla facenza, diciamo, no? Ai ragazzi che purtroppo a 14-15 anni non avendo vie d'uscita e valvole di sfogo, purtroppo si ritrovano loro malgrado di essere vittime di un sistema perverso di delinquenza che purtroppo a Barra Franca, come dicevo prima, che è un comune difficile da questo punto di vista, può, come dire, irretire questi ragazzi. Quindi da questo consiglio
vorrei chiedere anche a voi come forze dell'ordine, anche al questore con cui al commissariato, di rispettare le regole. No, non è presente, però è come se lo fosse. È come se lo fosse. Ho capito l'invito che lei mi ha fatto, ma io, prescindendo da questo invito, prima di questo, ma anche in occasione della prima giornata, io avevo preso. Io lo so. Questo argomento non mi pare già, perché non ho conto che c'avevo con la telecamera che era in quindi l'avevamo già affrontato. Sempre nel massimo rispetto della regola, no? Assolutamente sì. Anche nella relazione all'ordine del giorno che farete, che avete con l'ausilio della Presidenza, potete anche incentrare il fatto su questo, sull'assoluto bisogno non soltanto di legalità, di controllo del territorio, ma anche di strutture sportive adeguate, quindi impegnare l'amministrazione che già di fatto si sta impegnando a cercare di dare una valvola di sfogo a questi ragazzi. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Se abbiamo finito, quindi formuliamo la proposta del consigliere Vetriolo, quindi di dare... Prego, comandante. C'è il comandante dei Vigili Urbani, Maggiore Strazzanti, prego. Non lo so usare bene questo. Così va bene, penso. In merito alla nostra presenza nel territorio, voglio fare presente che nonostante il grande numero che abbiamo di persone, però di collaboratori precari, purtroppo precari solo per poche ore settimanali, e quindi non riusciamo ad impegnarle tutta l'intera settimana, ma solo appena 4 giorni alla settimana, e quindi va a finire che 6-7 in condizioni normali sono sempre a riposo per mantenere il turno di riposo da assegnare agli altri, a tutti man mano che devono lavorare e devono riposare. Ripeto, questa è una precarietà che comporta un numero ridotto, nonostante una quantità che sembrerebbe elevata, di persone che collaborano. Devo dire che, rifacendo riferimento al piano di miglioramento dei servizi della Polizia Urbana, noi abbiamo ritenuto opportuno, non lo facciamo da ora ma lo facciamo da diversi anni, di essere presente nelle scuole, perché la scuola sicuramente è una fucina dove si formano gli uomini del futuro, gli uomini, i bambini che crescono e diventeranno uomini e quindi responsabili, e siamo sempre presenti per mantenere, per divulgare il culto della legalità, per divulgare la convinzione dell'uso del casco, quindi il buon comportamento, dal punto di vista di utenti conducenti di ciclomotori, perché l'età scolastica sono pochissime quelle che hanno la patente, ma possono condurre solo ciclomotori, e credo che abbiamo ottenuto un buon risultato. Il nostro impegno anche per quanto riguarda il riferimento, voglio fare riferimento al piano di miglioramento che alcuni giorni fa è stato approvato dei servizi della Polizia Municipale. Noi teniamo conto anche dell'evasione scolastica e con la collaborazione dei nostri servizi sociali e anche dei dirigenti scolastici riusciamo a far tornare a scuola tanti ragazzi che vengono trascurati purtroppo, perché questo fenomeno avviene nelle famiglie poco coese e nelle famiglie dove non c'è tanta amalgama con tutto il personale familiare, e riusciamo anche lì a fare qualcosa. Devo dare merito anche all'amministrazione precedente e a quella attuale, che al sottoscritto ha dato l'incarico di redigere un piano per la videosorveglianza. Questo sicuramente ci aiuterà tantissimo, tantissimo. Abbiamo fatto un progetto, sì, che sarebbe veramente sicuramente utile. Questo progetto è stato esitato favorevolmente con un nulla da eccepire alla prefettura di Enna prima e successivamente alla prefettura di Catania, dove abbiamo concluso tutto con l'impegno personale del sindaco. È stata una giornata, una maratona. Abbiamo cominciato verso le 8:30, le 9 di mattina, e ci siamo svegliati verso le 5 di pomeriggio.
abbiamo preso solo un caffè, qualcuno ne ha preso due, io appena mezzo, perché purtroppo non potevo prenderne di più. C'è stata solo questa possibilità e abbiamo completato tutto. È in fase di attuazione questo progetto, sicuramente sarà utilissimo, così come è stato giudicato utile inizialmente alla Prefettura di Catania, e con il beneplacito di tutti, con un nulla da eccepire, e questo ci ha dato molto, ci ha inorgoglito moltissimo essere giudicate persone che siamo stati capaci di fare questo e di attingere. Sì, con la collaborazione del maresciallo Giordano abbiamo individuato i punti dove installare le camere, abbiamo fatto un po' il lavoro, abbiamo inizialmente pensato di fare due sale operative, una da noi, Polizia Municipale, e l'altra al Comando Stazione dei Carabinieri, poi per invito del prefetto stesso, su richiesta del comandante provinciale dei Carabinieri, per avere un risparmio di risorse umane, si è deciso, ed è stata sicuramente una decisione ottima, di avere una sala sola operativa da noi, Polizia Municipale, naturalmente con l'accesso dei Carabinieri in qualunque momento e con la massima collaborazione, per avere proprio la possibilità di risparmiare risorse umane dell'arma dei Carabinieri ed essere impegnati a fare tanti altri servizi necessari che a volte purtroppo non si riesce a soddisfare pienamente quelle che sono le esigenze della cittadinanza, le richieste della cittadinanza. Però ripeto, in quel caso è solo la colpa da addebitare alla mancanza di persone fisiche per poter adempiere a queste cose. Non è un appunto, è un impegno che io chiedo, sindaco, all'amministrazione, per far sì che i cassonetti che vengono sistemati specialmente nelle periferie venissero svuotati veramente quotidianamente, perché che cosa succede? Quando non si riesce a svuotarli e le persone purtroppo depositano ai margini di queste cassonette alla spazzatura, quando poi con ritardo, ma ripeto anche questo ritengo dovuto alla mancanza di personale, mancanza di fondi che mancano sempre, e comunque c'è sempre l'impegno da parte di tutti, vediamo di poter avere la possibilità di far sì che queste cassonette, specialmente quelle delle periferie, vengano svuotate tutti i giorni, per evitare che quando poi con ritardo vengono svuotate, svuotano solo i cassonetti, ma quello che c'è attorno resta, e sembra che il servizio non sia stato neanche espletato. Ma purtroppo capita questo, ripeto, perché purtroppo deve capitare per le esigenze che si hanno, ma che non si riesce a soddisfare pienamente con il personale. Indipendenti dalla nostra volontà. Allora, ecco, bravo, giustamente è così. Questo, però, ripeto, siccome succede che ai margini di queste cassonette vengono depositati altri materiali, a volte anche pericolosi, speciali, altri materiali speciali che a volte sono pericolosi e non pericolosi, ci stiamo dotando di un mini sistema di videosorveglianza proprio per cercare di educare la cittadinanza ad evitare che possano mettere in atto questi simili comportamenti. Ripeto, quando noi riusciamo a dare il nostro apporto alle forze principali di polizia di Stato, e mi riferisco alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e alla Pubblica Sicurezza, il compito maggiore e l'onere maggiore per intervenire in questi fatti più gravi ce l'hanno sicuramente loro, lo assolvono sicuramente nel migliore dei modi, e noi per quello che possiamo fare e riusciamo a fare anche in questo settore cerchiamo di fare tutto quello che ci è possibile. Grazie. Grazie a lei. C'è qualche altro intervento? Quindi prego, consigliere Ferrigno Angelo. Buonasera a tutti, signor Presidente. Io volevo fare una piccola parentesi per il problema dell'ordine del giorno.
praticamente secondo me uno dei problemi più importanti dell'aumento di questi atti di microcriminalità, secondo me è a livello anche politico, tutti questi controlli che hanno portato le varie persone che hanno delle attività a non volere più nei periodi estivi, o ragazzi che non amano la scuola, quindi escono dalle scuole superiori a 13, a 14 anni, a passare anche quelle due ore avendo una minima retribuzione, facendo dei lavoretti che poteva essere in una pizzeria, in un bar. Mi ricordo quando ero piccolo io, in tutti gli artigiani, e veniva occupato dai ragazzi che avevano l'età di 14-15 anni. Togliendo queste piccole risorse ai giovani, non dico che è giustificato, ma mi sembra ovvio che i ragazzi non vogliono la scuola, non hanno il tempo, cioè come impegnare il loro tempo, quindi penso che una delle motivazioni importanti sia anche quello di avere un po' di elasticità anche con questi ragazzi, facendo delle assicurazioni, dei contratti, anche nei periodi estivi, facendo questi piccoli lavori svolti nelle varie attività di Barra Franca, che negli ultimi periodi è impossibile farlo perché i controlli, ispettorato del lavoro, finanza, carabinieri, e quindi è impossibile anche i giovani ad aiutare il proprio padre in un lavoro che viene fatto anche nella propria casa. Questo era un mio punto di vista, volevo sollevarlo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ferrigno. Quindi facciamo così, facciamo una conferenza dei capigruppo, facciamo un documento e poi lo ratifichiamo i capigruppo e la presidenza del consiglio, se per voi va bene. Quindi formalizziamo la proposta che aveva fatto il consigliere Vetriolo. Che è favorevole, resti seduto, non lo mettiamo ai voti. Prima facciamo l'appello perché vedo manca qualcuno. Cumia Salvatore. Presente. Zuccalà Calogero. Ferrigno Fabrizio. Sì. Lo Monaco Giuseppe. La Pusata. Di Dio Giovanni. Cumia Liborio. Vetriolo Giuseppe. Spataro Salvatore. Ferrigno Giuseppe. Puzzo Salvatore. Ferrigno Angelo. Puzzo Salvatore 58. Bevilacqua Salvatore. Faraci Alessandro. Patti Siciliano. Quindi anche come scrutatore ha bisogno questo signore. Nicolosi Salvatore. Salvaggio. Paternò. 14 presenti e 6 assenti. Quindi occorre sostituire il consigliere siciliano che è assente. Propongo di sostituire il consigliere siciliano con il consigliere Ferrigno Giuseppe. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi, approvato all'unanimità. Quindi mettiamo ai voti la proposta del consigliere Vetriolo. Chi è favorevole resti seduto, chi è contrario si alzi. Quindi la proposta del consigliere Vetriolo è approvata all'unanimità. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, comunque prima di sciogliere la seduta l'assessore nonché vice sindaco Crapanzano verrà presentato ufficialmente alla prossima seduta, e il vice sindaco del comune di Barra Franca, prego. Non c'era dolo nel fatto di presentarlo, assolutamente. Grazie presidente, grazie a tutti, grazie al sindaco. Spero di essere all'altezza della carica che mi è stata data. Che dire, sono un pochettino emozionato, scusatemi. Grazie a tutti e buon lavoro. Spero di lavorare con voi tranquillamente, in maniera serena. Grazie. Auguri. Grazie. Quindi sono le ore 21:20, la seduta è sciolta.